Continuiamo con un'altra puntata di storia delirante. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 5. Stavolta però senza il più uno special, perché è tutto special. Tra colpi di scena e coincidenze assolutamente pazzesche, tra le più folli storie veramente accadute nel corso della storia che abbiate mai sentito, diamoci sotto. Ma prima di incominciare, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Alla numero 5, coincidenza. Hai rapito la persona sbagliata, capo. Una storia leggendaria, raccontata da gente come Svetonio e Plutarco. E per quanto lo Svet e il Plutibus l'abbiano sparata qualche boiata, questa pare vera. Siamo nel 75 avanti Cristo, al largo della Turchia, e dei pirati abbordano una galera romana, rapendo un giovane a bordo e chiedendo un riscatto di 20 talenti. Il giovanotto si mette a ridere, se ne esce con il primo "voi non sapete chi sono io" della storia e consiglia ai pirati di chiederne come minimo 50 di talenti per il riscatto. Non vale mica così poco. E quelli lo guardano come se fosse uno scemo. Quando scesi a terra, inizia a scherzare con tutti quanti su come li farà crocifiggere quando si sarà liberato. "Guarda che mi faccio massacrare a tutti." "Ma smettila, birbantello, sei proprio simpatico però, lo sai?" "Vero, me lo dicono tutti, vi crocifiggerò, brutti bastardi." Risate, battute, il riscatto è pagato, il ragazzo è liberato. E allora, oh, ci vediamo quando ci fai crocifiggere, mi raccomando. Eh sì, birbantelli che non siete altro. Il giorno dopo si presenta con una flotta nello stesso posto, era Giulio Cesare, li prende e li fa crocifiggere tutti quanti. E alla numero 4, colpo di scena. Hemingway, complottista imparanoiato. Saprete che il vecchio Ernest condusse una vita spumeggiante, per usare un eufemismo. Scrittore, pugile, soldato, quasi spia per l'FBI a Cuba, non si lasciò però utilizzare dal governo USA. La fine della sua vita fu poi contraddistinta da un comportamento assolutamente bizzarro e triste per i suoi amici più stretti, che raccontarono di come prima del suo suicidio fosse costantemente imparanoiato per via di un supposto complotto dell'FBI per spiarlo, avvelenarlo, intercettarlo e seguirlo ovunque andasse, tanto che più di una volta fece un pochino la figura del pazzo furioso in macchina con amici, prendendo il volante all'improvviso e deviando in corse folli per seminare inesistenti macchine governative che vedeva soltanto lui. Direte, poveraccio, era impazzito completamente. Poi nell'80, 20 anni dopo la sua morte, i file dell'FBI dell'epoca vennero desecretati, rivelando che era tutto vero e lo spiavano costantemente almeno 30 agenti per i suoi vecchi rapporti cubani con Castro. Alla numero 3, colpo di scena. Il samurai che non aveva voglia di fare il samurai. Miyamoto Musashi, il più leggendario e temuto duellante alla fine del periodo Sengoku, Giappone feudale, 1600 più o meno. Musashi era un vero personaggio. Vinse 60 duelli di fila armato di bokken, ossia degli spadini di legno da allenamento che usava contro le katane avversarie. Una visione abbastanza buffa, per la quale dovevi anche aspettare ore, perché era noto per presentarsi sempre in ritardo al duello, facendoci apposta per far arrabbiare l'avversario, che in più di un caso, in vari resoconti, al suo arrivo si lanciò infuriato contro di lui, esponendosi e venendo seccato in un colpo solo. Episodio più bello: un suo sfidante, tale Seijiro, conoscendo il suo problema con la puntualità, organizzò una truppa armata segreta che lo andasse a uccidere quando ancora stava dormendo. La truppa arrivò a casa sua, ma non c'era nessuno. Quello pare fu l'unico duello al quale Miyamoto si presentò perfettamente in orario, davanti a un Seijiro stupidissimo che venne sconfitto con una bastonata al cranio. E la numero 2, colpo di scena. La classica storia di una vita qualunque, no? Charles Genevieve Louis Auguste André Timothée Déon Dubumon, anche conosciuto come Charlie, o meglio Chevalier Déon, fu una delle cose più 1700esche di sempre. Avete presente quei tizi di 300 anni fa che facevano tipo tutto? Con una professione per ognuno dei suoi nomi, fu un diplomatico, spia, massone, pittore, avventuriero, scrittore, inventore, soldato francese, russo quando era sotto copertura, uomo, forse anche donna, per conto di Luigi XV. Si intrufolò alla corte russa facendosi passare per una cortigiana e visse per 33 anni come una donna in Russia. Tornato quindi in Francia, però, rivelò di essere davvero una donna. Come? E fu quindi bandito da Luigi XV, accusato di inganno. E alla sua morte, infatti, le indagini sul suo corpo confermarono che non era una donna, era veramente un uomo. Aveva mentito sul fatto di essere una donna, anche se era una donna che era un uomo. Questa è la storia di Charles Genevieve Louis Auguste André Timothée Déon Dubumon, anche conosciuto come Charlie. Diplomatico, spia, massone, pittore, avventuriero, scrittore, soldato francese, inventore russo, sotto copertura francese, uomo, donna. Ebbene, è proprio così. Coincidenza! Il piano perfetto unito a una sfiga colossale, che deve essere la storia più bella che io abbia mai sentito. Prima guerra mondiale, i tedeschi erano molto per la tattica delle navi corsare, ossia ridipingere, battere bandiera straniera su delle loro navi, facendole passare per francesi o inglesi veramente esistenti, e affondare ovviamente all'ultimo il nemico che si faceva trarre in inganno e avvicinare appunto dalla nave in realtà tedesca. E la SMS Trafalgar tedesca appunto fu quindi travestita, diciamo, da RMS Carmagna.
Carmania, inglese. Nessuno scoprirà mai il nostro piano geniale, la finta Carmania, quindi. In realtà Trafalgar parte, la prima nave che incontra è la vera Carmania, che la affonda subito. E già sarebbe stupendo. Ma non finisce qui. Pare che la Carmania, quella vera, fosse anche lei mascherata da Trafalgar. Guardate, è la Carmania! Bastardi inglesi, diavolo, affondiamoli subito! Aspetta un attimo, perché sto facendo questo accento fintissimo tedesco? Noi in realtà siamo inglesi che si stanno fingendo tedeschi. Se noi siamo noi, anche se facciamo finta di non essere noi, fingendo di essere loro, e loro sono noi, ma in realtà non sono noi, perché stanno facendo finta di essere loro? Affondiamoli lo stesso! C'è soltanto un'immagine che può riassumere questa scena, ed è questa. Sembra creata apposta.